I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. Ciao Fabio, ci troviamo qui a San Pietro Infine per Rai 3 itinerante. Ecco l'amico Fabio che ci terrà il clou della manifestazione. Sì, la Rai 3 Campania ha un programma che va con il TG regionale, che è il Rai 3 itinerante, ed è un programma che promuove le eccellenze storiche, architettoniche ed enogastronomiche dei territori della Campania. Quindi loro oggi hanno scelto San Pietro Infine come città simbolo dell'Alto Casertano per promuovere il turismo culturale ed enogastronomico in Campania, un programma molto bello condotto da Pasquale Piscitelli. Ci troviamo con l'architetta Vacca che ha restaurato il museo. Dunque, il museo centrovise di San Pietro Infine, abbiamo avuto la fortuna di avere un finanziamento nel 2004 e abbiamo iniziato i lavori intorno al 2005, nel 2008 l'abbiamo inaugurato ed è consistito nel recupero strutturale, diciamo, di questo edificio che era destinato a un vecchio frantoio. Abbiamo ricostruito la parte alta con la copertura in legno e poi tutta la parte, diciamo, dell'allestimento museale è stata curata da Officina Rampati, in cui Carlo Rampati era il titolare dell'azienda e noi ci siamo limitati a fare il restauro architettonico e la parte, diciamo, dell'impiantistica. Ci troviamo col sindaco di San Pietro Infine per il Parco della Memoria Storica. Allora, siamo sul Parco della Memoria Storica di San Pietro Infine, museo nazionale riconosciuto dal Presidente della Repubblica. San Pietro Infine medaglia d'oro al valore civile, è l'unica testimonianza vivente, è l'unica testimonianza plausibile e tangibile di quello che sono stati gli orrori della guerra del 1943, paese completamente distrutto e ricostruito a valle, adesso meta di visitatori e che noi stiamo promuovendo in tutto il mondo. E abbiamo già tantissimi visitatori, stiamo rimettendo in sicurezza i vari palazzi, la chiesa e le strade, e quindi lo poniamo come obiettivo principale per lo sviluppo e per il turismo di San Pietro Infine. Pochi esempi ce ne stanno al mondo, è stato per anni abbandonato, il tutto è cominciato 10-12 anni fa, continua con la mia amministrazione, abbiamo dei fondi, abbiamo già ristrutturato la chiesa, abbiamo altri fondi che dobbiamo fare delle gare d'appalto per mettere ancora in sicurezza tutta la zona e quindi ci auguriamo che il nostro progetto vada avanti insieme anche ad un progetto multimediale che dovrebbe essere concluso il tutto, sia le opere sul comune sia le opere nel vecchio centro, affinché i visitatori appena usciti dall'autostrada possano collegarsi tramite il wireless, tramite un telefono cellulare, possono collegarsi direttamente sul Parco della Memoria, eventualmente o visitarlo o vederlo direttamente sul telefono. L'obiettivo è un obiettivo, dato il piccolo paese, è un obiettivo ambito, ma diciamo che siamo già al 60-70% di tutta l'opera, quindi io continuerò su questa strada perché la vedo come unico sbocco, è unico fonte di sviluppo per il paese, affinché giovani ragazzi possano fare da guida e possono lavorare stabilmente in San Pietro senza cercare lavoro fuori come sta succedendo. Quindi ci stiamo adoperando affinché tutta la comunità possa usufruire di questo parco e possa innanzitutto trovare dei posti di lavoro in questa sede. Io sono Marcello Di Zazzo, presidente della Pro Loco in memoria di mio fratello, brigadiere di Zazzo Emilio, un ex carabiniere che è morto. Quindi questa giornata è stata, diciamo, strutturata sui prodotti tipici locali e le vecchie tradizioni di San Pietro. Noi della Pro Loco, insieme agli amici Donato, il vicepresidente, Donato Carciere e Manuele Verrillo, il tesoriere, abbiamo, e Simone Vecchiarino, che purtroppo non è presente per questioni di salute, che è il segretario, abbiamo l'intento di valorizzare le vecchie tradizioni sanpietrese e maggiormente i prodotti tipici locali di San Pietro Infine. E sono buoni oltretutto. Sono buonissimi. E ci troviamo in questo posto meraviglioso che è il centro storico, quindi questo è il Parco della Memoria Storica. E abbiamo fatto una convenzione con loro proprio per valorizzare questi siti di storia, nella speranza che ci sia partecipazione un po' di tutti i cittadini sanpietresi e anche paesi limitrofi, per dare proprio questo, diciamo, questa salire il più possibile sulla scia nazionale. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself,